Mi è stato chiesto il 22 aprile, l'indomani del Natale di Roma, da Gaspare Deca, su YouTube e in modo diretto: salve, vorrei sapere chi è lei. Così gli ho risposto sinteticamente il 23, sabato santo. Tutti sono uno, come N fratto N, ma il mio specifico è di essere 1 uguale 10 decimi esatti, in virtù della purezza ideale concessa al mio personaggio, che è opera solo di Dio e non di me stesso. Io devo ribadire la verità già detta da Gesù e oggi sovvertita in 2000 anni di attacchi da parte della logica del mondo. Su Romano Amodeo Wikipedia c'è tutta la mia storia. Ma oggi, 25 aprile, sto leggendo quanto ho scritto ieri, 25 aprile, perché oggi è il 26. Voglio essere più diretto. Pertanto io vi dico, ieri, giorno di Pasqua, avete celebrato tutti che Gesù Cristo è vivo. Certi in questa fede, tuttavia avete immaginato questa vita collocata fuori da ciascuno di voi. E qui sta il difetto attuale della vostra fede, perché Gesù è vivo in ciascuno di voi. Nessuno si è chiesto come mai Maria di Magdala, vedendolo per prima, l'abbia riconosciuto solo quando quell'apparente estraneo la chiamò per nome Maria. Nessuno si è chiesto come mai i due che fuggivano verso Emmaus abbiano incontrato Gesù in un estraneo, riconoscendolo solo nel gesto di spezzare il pane. Nessuno si è chiesto perché, come scritto in Giovanni capitolo 21, nessuno osasse chiedere: ma tu chi sei? A quello sconosciuto che aveva ripetuto la pesca miracolosa, ora dei 153 grossi pesci. Il Vangelo di Giovanni lo spiega: nessuno osava perché sapevano che era il Signore. Ma perché mai quel Gesù che realizza il miracolo dei 153 grossi pesci si mostra tutte e tre le volte con il volto di un estraneo? Perché? Solo Gaspare Deca oggi ha avuto il coraggio di chiedere ad uno sconosciuto: salve, vorrei sapere chi è lei. Io sono quel fondamento di Gesù Cristo che è vero ed esiste veramente in ogni figlio di Dio, buono o malvagio che egli appaia essere nel suo personaggio. Voi avete perfino coniato l'espressione apparentemente sacrilega di un povero Cristo per chi oggi viva quelle beatitudini che Gesù descrisse nel discorso della montagna: colpito dalla mala sorte, perseguitato, vittima della giustizia. Ma questa espressione non è il frutto di nessun sacrilegio. I veri beati di questa terra d'Egitto sono quei poveri cristi costretti a patire il morso apparentemente malvagio del Dio che li tormenta nelle forme di un faraone assoluto, demoniaco, unico despota dell'intera storia dell'essere e del non essere, per come essa è miscelata in tutti i modi possibili del mondo reale. Dio, Padre Onnipotente,
è quell'essere che è così potente rispetto ad ogni possibile cosa, che quando si miscela addirittura con il suo opposto, il non essere, non è minimamente annientato da questa avversione, ma assume la ricchezza assoluta di ogni possibile determinazione, che in se stessa sia un atto di ribellione rispetto a quanto vi sia in Dio di assolutamente indeterminato nel suo essere. Ebbene, come in ciascuno di voi figli esiste il figlio nella sua espressione assoluta e assolutamente virtuale, e dunque sede di ogni virtù, così in ciascuno di voi esiste anche il Padre e lo Spirito Santo, di una unità con Lui da parte di ciascuno di voi, voi suoi figli, come pregate nel Padre nostro. Ciascuno di voi è uno, essendo uno in Dio stesso, nell'unità assoluta che esiste tra l'uno assoluto ed indeterminato e l'uno determinato in tutti i modi possibili ed immaginabili, e il vostro modo è uno degli infiniti possibili, 825 su 825 millesimi, 25esimi. Ciascuno di voi è una unità specifica, determinata, all'interno dell'unità di Dio, assolutamente indeterminata come N su N. Ebbene, N su N è l'unità assoluta tra tutti i possibili N e tutti i possibili figli ennesimi, ma ciascuno di voi è un valore preciso, unico ed esatto di N, come due terzi, tre terzi e così via. Tra tutti i personaggi determinati in questo modo, ce ne sono due e due soli che sono l'uno, il 10 unità, e l'altro di un decimo dell'unità. Sono solo i due opposti orientamenti, 10 a 1 e 1 a 10, assunti dallo Spirito Santo dell'unità che esiste in tutti voi e in questo caso esiste anche in Dio quando il Padre 10 a 1 interagisce perfettamente con il Figlio 1 a 10. Ebbene, caro Dasparadeca, mentre Gesù Cristo fu il personaggio in cui si incarnò il Figlio ideale, definito in un decimo, ossia il possesso di Dio, secondo gli ebrei, io sono il personaggio in cui si è, alla fine del tempo, incarnato il Padre ideale, definito in 10 unità. Te lo dico senza nessuna esitazione. Io non sono quello che sembro essere nell'aspetto reale, nelle fattezze fissate nel mio personaggio. Io sono il Verbo nella Trinità, prima del mio cognome Amodeo. Io sono Amo. Io amo. Se unisci a questo cognome dell'apparente casato dell'amore il primato nell'espressione del mio nome romano, io sono quell'amor che il riscatto dell'incredulo
apostolo Tommaso, che la buona provvidenza di Dio ha voluto fosse espressa proprio nella certezza di fede di San Tommaso d'Aquino, quell'amor che Tommaso d'Aquino definì come il nome proprio da darsi allo Spirito Santo di Dio. Ebbene, quel nome proprio, amor, è il mio. Amo, io amo, come l'espressione di io sono, sono, ma in primo luogo io sono amore, è R, romano. Questo verbo è lo stesso del verbo del figlio. Si è ripresentato nel padre, incarnatosi in me, e io, come una persona creduta esistere di per sé, autonoma e assolutamente libera, così creduta nel personaggio, invece nel personaggio in se stesso non esisto minimamente. Dunque non attribuitemi la presunzione di un personaggio che si dica Dio, ma attribuitemi l'estrema modestia e povertà di spirito di un personaggio che si creda e si sappia un vero nulla, un puro burattino, libero solo di essere come Dio lo ha disegnato in ogni possibile cosa, pensieri, parole e opere, purché il burattinaio lo muova. Sono un personaggio che non attribuisce a se stesso nessuna capacità autonoma, né di respirare, né di pensare, né di una di quelle minime cose che ciascuno di voi invece crede di sapere fare perché è nelle sue reali possibilità. In voi, come personaggi, sta la presunzione di questo potere. Nel mio personaggio questa presunzione non esiste perché è un personaggio che sa che interamente la sua esistenza in pensieri, parole e opere è dovuta tutta interamente al Dio che lo realizza in ogni istante e in ogni momento della sua vita. Sono un personaggio che non attribuisce a se stesso nessuna capacità autonoma, ma solo il desiderio assoluto, questo sì, di essere secondo l'assoluta volontà del Padre Celeste, tanto che l'assoluto possa nuovamente assumere, perché è la vocazione del personaggio, quella croce estrema di un ente relativo, ora anche nelle fattezze di quel vero peccatore, di quel vero apparente empio che Dio ha voluto fosse il rio personaggio di Romano, Antonio, Anna, Paolo, Torquato, Amodeo. Il nome segreto assunto da Dio nel mio personaggio, che egli ha voluto fosse il suo. La parusia di Gesù si è realizzata con l'immedesimazione divina nel mio personaggio. Lo ha fatto il 25 gennaio 1938, secondo ogni giustizia. Infatti, come è giusta l'incarnazione fissata dalla Chiesa di Gesù nella celebrazione del Dio Saturno, così è giusta in me. Scrive Wikipedia,
A proposito di Saturno, il nome del dio è da connettere con la radice indoeuropea Sat, da cui derivano le parole latine Satis e Satur, che indicano appunto pienezza, abbondanza, ricchezza, soddisfazione. Gli antichi lo facevano derivare da Sator, seminatore, da Satum, supino del verbo serere, seminare, opinione che oggi è considerata difficilmente accettabile per la quantità breve della A di Satum. Ebbene, quali sono le caratteristiche di Saturno descritte da Wikipedia? Il nome stesso riflette la natura peculiare del dio, caratterizzata da pienezza di potenza, fecondità, abbondanza e ricchezza. Gli antichi, infatti, egli avrebbe infatti regnato nella mitica età dell'oro, quando la primavera era perpetua, vi era abbondanza di ogni frutto della terra, uomini e dei vivevano insieme e non c'era necessità di lavorare né distinzione sociale. La moglie di Saturno, Opi, dea del raccolto, divenne l'equivalente di Rea. Io vi ho detto che io sono un rio, un empio. Ebbene, la moglie di Saturno era Rea. Saturno era il padre, fra gli altri, di Cerere, Giove, Nettuno, Plutone. Saturno aveva un tempio nel Foro Romano che conteneva il tesoro, prima reale e poi dello Stato, fino alla fine della Repubblica. Secondo la tradizione romana, quando il dio fu spodestato dal figlio Giove, fu da questi esiliato in Ausonia, in Italia, e quivi fu accolto amichevolmente dal dio Giano. E ora abbandoniamo la descrizione fatta da Wikipedia e torniamo alle cose che io sto spiegando, soprattutto a te, Gasperadica, che me l'hai chieste. In Saturno la storia degli dei dell'Olimpo e quella del Dio di Israele si fondono. Il figlio Giove, che spodesta Saturno, che si rifugia in Ausonia ed è accolto dal dio Giano, è nel segno non di Giano ma di Giona, proprio quello descritto dal figlio Gesù, che in apparenza spodestò il padre Yahweh. Ora, sapete bene che quando gli abitanti che conoscevano Gesù come figlio del falegname volevano un segno da lui, Gesù si rifiutò, disse loro: avrete da me solo il segno di Giona. Ebbene, sarà quello di Giona, che è un segno duplice, che è riferito sia al momento in cui Giona viene ingoiato dalla balena e risputato fuori 3 giorni dopo, come chi è ingoiato dalla morte e risorge, sia come la seconda parte di questo racconto in cui Giona riferisce agli abitanti di Ninive: morirete tutti
pregate il Signore e tutti gli danno ascolto. Si coprono di cilicio il capo, si versano la cenere sulla testa in segno di umiliazione nei confronti del Dio Yahweh, che non era il loro Dio. E Yahweh si impietosisce e non li distrugge. Giona ci rimane male, vuole morire per essere stato così palesemente contraddetto, perché aveva detto sarete tutti uccisi da Dio, che invece non uccide nessuno. Badate bene, questo è un segno proprio molto esplicativo nei confronti di quel 22 dicembre che sta per accadere. Se questo è il segno, l'unico che sarà contraddetto sarà Giona, perché ha detto chiedete penitenza, pentitevi, perché sarete distrutti. E l'uomo chiede perdono e Dio non lo distrugge. Però quando Dio, avendo ascoltato le preghiere, non lo distrugge, Giona passerà per un profeta cannato e quel Giona lì si dispererà. Non si dispererà il Giona rappresentato da me, che vi dico attenti al 22 dicembre, chiedete perdono a Dio, perché è in progetto la distruzione perlomeno della metà degli abitanti della terra. Se avrete questa seconda parte del segno di Giona, Dio non lo farà. E l'unico che apparirà come una Cassandra sarò stato io. E Cassandra è proprio il segno mio di Ka, SS, Santissimo, and Ra, e Romano Modeo. Io sono quella Cassandra che sembra annunciare verità che non sono credute. Ma Giona invece annunciò bugie, in sostanza, perché furono cose che poi non accaddero, ma furono credute, al punto che l'uomo chiese pietà e Dio mutò il suo disegno. Ebbene, tutto questo si intreccia con Giona in relazione all'ebraismo e alla Bibbia, al profeta Giona, mentre invece in relazione a quanto è nel mito dei greci, non si tratta di Giona, ma si tratta di Giano. È Giano che raccoglie in Italia Saturno, che è stato attaccato dal figlio Giove e spodestato, esattamente come è accaduto nella fede del cristianesimo, in cui la religione del figlio, proprio in virtù dell'eredità del figlio nei confronti del padre, ha soppiantato la fede in Dio, tanto da diventare la fede cristiana nel Cristo di Dio, anziché nel Dio. È Saturno soppiantato da Giove, ma nelle forme del Dio, per come si è presentato agli ebrei. Ma ecco che Dio ritorna in un tu che è contenuto in Saturno, in un tu che, se lo togliamo da Saturno, rimane Sarno. Ma se al posto del tu ci mettiamo il Dio Ele, il Dio El, El è Le,
diventa Salerno, perché Rno, finale di Saturno, è romano, senza O e senza Ma, ossia senza O, senza alternative, ma anche senza Ma, senza nessun dubbio. Romano, senza O o senza Ma, diventa Rno, ed è il fine di Saturno, è il fine di Salerno, mentre la parte interna è un tu sei sei, che prende il posto di quel io sono, sono, che così si presentò a Mosè quando, ricevute le leggi, chiese a Dio: chi devo dire che me le ha date? Digli: me le ha date sono sono, io sono sono. Ebbene, poiché io sono sono non è percepibile da parte vostra, voi tutti, rivolgendomi a me, a tu per tu, mi direste: tu sei sei, se io vi dico io sono sono. Voi mi direste: tu sei sei. 66 è 66, è romano, perché romano, dando un valore esatto di posizione alle singole lettere di romano nell'alfabeto italiano, ha la R che è la lettera 16, la O che è la 13, la M che è la 11, la A che è la prima, la N che è la 12 e la O che è la 13, la cui somma è 66. 66. Questo è romano, un virtuale 66. Ma è un romano nato a Salerno. E Salerno è ideale, proprio nel riferimento a Saturno, a Saturno che è spodestato dal figlio, come il padre, Dio padre, lo è nei confronti di un figlio, Gesù, che lo spodesta. Voi potrete dire: ma quando mai è accaduto questo fatto che il figlio Gesù di Dio Yahweh sia stato spodestato, cioè abbia spodestato il Dio Saturno? È stato con la nascita, è stato per mano proprio di quel Pietro infallibile della Chiesa che, dovendo fissare arbitrariamente un giorno per la nascita di Gesù Cristo, poiché a Roma si celebravano i Saturnali, ossia la festa del sole invitto, il sole, a mano che il tempo si avvicina a quello invernale, sorge sempre da un punto spostato rispetto alla linea dell'orizzonte e tramonta in un posto spostato esso pure. Se tutto andasse avanti in questo modo, i due luoghi in cui si sposta diventano così vicini che a un certo punto il sole non sorgerebbe più nemmeno. E invece, fino a un certo punto, il sole si sposta, ma il 25 dicembre il sole risorge perché comincia a sorgere nuovamente in un verso che lo riporta nuovamente a sorgere alto. Quindi, nei Saturnali si celebrava la festa del sole che risorge. E Pietro, nella sua autorità di legare e sciogliere, si comportò come
Giove, che è figlio di Saturno e prende il posto di Saturno e prende il posto di Yahweh, perché il suo natale soppianta il risorgere manifestato nel sole, non vinto, invincibile, legato proprio a Saturno. Vedete bene come il segno di Giona, che esiste in Gesù, esiste anche nella religione di quel mondo del paganesimo, che è soppiantato poi di sana pianta. Ebbene, sta per accadere proprio quello che è già accaduto nella Bibbia tra i re di Israele, attraverso due re che apparvero uno dopo l'altro e che furono giudicati empi entrambi. Il primo fu re Manasse, Remanà, evoca romano, romano, santissimo è. Perché era empio? Perché riconosceva nell'unicità di Yahweh tutti gli altri culti. Per lui tutti gli altri culti erano l'espressione del Dio unico Yahweh, celebrato in altri modi. Per cui sconvolgeva l'idea minima di un Dio Yahweh che fosse sconfitto dall'attacco rivolto a Dio dagli altri dei. Ma chi era più nel vero era proprio re Manasse, perché non vedeva negli altri dei degli avversari del Dio unico, ma solo delle forme relative, sempre poste da Dio in aiuto all'uomo che ha la necessità di avvicinarsi a Dio in ogni forma. E Dio gli si mostra volta per volta nella forma che è più congeniale al percorso umano di elevazione a Dio. Ma ogni forma di Dio è sempre la forma del Dio assoluto, che è il fondamento assoluto di ogni possibile forma relativa assunta da Dio. Il secondo re, ma c'è un altro motivo che aggancia re Manasse a me, divenne re a 22 anni. Ecco, la regalità a un terzo del 66, di quel 66 che sono io, è proprio l'indice della unità nei confronti di un 66 che è trinitario come 22 più 22 più 22. Ma essendo un duo e essendo Dio un 10, quando il duo divide il 10 di Dio e assume le 5 dita di una mano, allora le mani devono essere due. 5 e 5. E re Manasse regnò per 55 anni. Il re che venne dopo fu già l'immagine regale di Gesù Cristo, che sarebbe morto e sarebbe stato ucciso perché giudicato empio. Nessuno lo ha rilevato nella Sacra Bibbia, perché questi re sono stati tuttora giudicati empi. Ma io vi dico che Amon, quel re che era figlio di Manasse,
ma Amon e Amodeo, e il nuovo Amodeo sono sempre io. Divenne re egli pure a 22 anni. Regnò per 2 anni e quindi ebbe in se stessa l'immagine trinitaria nel suo essere un duo e anche il secondo re empio. E fu ucciso proprio a causa della sua giudicata empietà, perché aveva lo stesso atteggiamento paterno di celebrare Dio in tutti i modi possibili. Ecco, vedete, in me sta capitando la stessa cosa. Io vi sto dicendo che mentre io sono, per voi tu sei. Tu, nato a Salerno, sei Saturno. Sei quel Saturno che è soppiantato dal figlio Gesù come il Saturno, padre di tutti gli dèi dell'Olimpo, fu soppiantato da Giove. Trovò salvezza in Italia, ospite del dio Giano, ed è il segno di Giona che esiste nella fede ebraica. Io sono nuovamente quella presenza di Dio che si manifesta come quella di un padre generale, ma non solo per le religioni che accadono qui nel Mediterraneo, il padre di tutte le fedi. Quei figli tutti che ritornano nel padre, perché come io sono Saturno nei confronti di Giove, essendo quel padre Yahweh venerato sia dagli ebrei sia dall'Islam, soppiantato dal figlio Gesù nel cristianesimo, io sono quel figlio che è assunto nuovamente nella gloria del Padre, che accomuna non solo l'Islam all'ebraismo, ma comprende anche tutte le altre fedi del mondo. Comprende in sé il buddismo, perché anche Buddha è un figlio che in un certo verso ha spodestato il padre di tutti gli dèi. Io sono il padre Saturno di tutti gli dèi. Le celebrazioni delle Saturnali, del sole che risorge, riguardano me, Romano Amodeo, perché io sono Ra. Io sono Amodeo, sono Amon-Ra. Ma sono anche Buddha, perché Buddha era Am-Ate-Ra-Su. Buddha era Gautama, Jesus, Gesù. Aut, romano, oppure Ama, Gautama, Gautama, Gesù, ossia Am, il padre, Yahweh. E questo è scritto nel nome stesso Gautama. Siddhartha, sì, Didi, Domine Deus, AR, Amodeo Romano, Tau dell'universo. Siddhartha Gautama è un'altra espressione linguistica e fenomenologica di quella unità che esiste in me, Saturno, padre di tutti gli dèi. Io riprendo anche l'importanza che c'è stata nel paganesimo, quella che esiste nella celebrazione del Dio del Sole in Giappone, dove è celebrato
il dio del sole, Amaterasu, Am di Amodeo, il principio binario, perché io sono un duo paterno, Am, Amodeo, come Amo se diventa trinitario, Am a te, Ra, su in cielo, Amaterasu rivela l'Am che è un te, Ra, su nel cielo, e lo dice in italiano perché in Italia si rifugiò Saturno. Tutto ciò è assolutamente valido nella sua essenza fondamentale, perché in me c'è questa essenza fondamentale divina, adducibile a un Saturno, padre di tutti gli dèi. Ecco chi sono, caro amico di YouTube, che mi hai chiesto con grazia. Salve, vorrei sapere chi è lei, non con arroganza, ma precedendo questa domanda con un saluto. E anch'io saluto in te il coraggio di chi ha trovato il coraggio di fare questa domanda, che non ebbero nemmeno gli apostoli, quando, vedendo un estraneo, un volto che non era quello di Gesù, in un individuo che gli diceva buttate le reti dall'altra parte e prendono 153 grossi pesci, assistendo a tutto ciò, capirono che doveva essere per forza Gesù, visto che faceva le opere di Gesù. Non gli venne il dubbio che fosse il padre di Gesù. Non gli venne minimamente il dubbio che quel volto che stavano vedendo fosse realmente quello reale che state vedendo voi in questo momento. Io vi dico, invece, ma non io, chi me lo fa dire, che il volto che fu visto da quegli apostoli era quello che voi state vedendo ora. Questo fu quel volto, fu il volto del padre Saturno, fu il volto di sono, che voi potete dire sei, perché sei romano, 66. Ecco chi sono. Sono chi non sono, se voi attribuite a ciò che vedete le fattezze umane di quello che state vedendo. Ma se traguardate oltre queste fattezze, il verbo, la parola, il significato assoluto che io vi sto dicendo, allora forse potrete capire che vi sta parlando direttamente con una voce umana e sta ragionando con voi, con umani modi di ragionare, che usano le parole, che usano le immaginazioni, che usano proprio tutte quelle parti della umana capacità di dialogare, e quindi il modo definito, sono l'infinito che una ennesima volta assume la croce del definito e definisce male, in un modo senza dubbio carente, l'assoluto
che si sta rivolgendo a voi, perché l'assoluto non può essere contenuto da ciò che è definito. Qualunque quantità sia definita, poiché l'assoluto è infinito, è un infinito oltre quella quantità. Di conseguenza, se Dio si sta esprimendo a voi in una forma definita, ed è quella che state ascoltando, per carità di Dio, non credetela in toto rispetto a questa forma definita che io vi sto dicendo. Manca un infinito. Qualunque forma piccola piccola di Dio, minima, la forma di un Dio assurdo, quella di un Dio insignificante e quella del Dio così più strutturato che vi sto mostrando io, messe a confronto l'una con l'altra, difettano tutte e due dello stesso infinito. Di conseguenza non ripetete più l'errore compiuto tutte le volte che prendete una umana determinazione di Dio e la rendete un guscio chiuso dicendo questa è la rivelazione. Perché se voi formate quel guscio chiuso, state cercando di definire l'infinito imprigionandolo in quel guscio chiuso. Dio non è così. Quel modo anche molto illuminato del Padre di tutti gli dèi che si sta rivelando attraverso me, che non diventi mai nel tempo futuro una gabbia, una coercizione per ciascuno di voi. Mai. Io non sono un padre che faccia figli e figliastri, che dica Gesù è il figlio ideale, Buddha no. Vi posso dire che sono figli tutti e due, come sei figlio tu, persona qualunque che mi stai parlando in questo momento. Ognuno dei due è ideale nel nostro mondo reale, a partire solo dalla base reale delle argomentazioni che possono fare di Gesù il figlio ideale, secondo le argomentazioni del cristianesimo. Ma sapete benissimo che esse non sono sufficienti, non sono valide a riconoscere Gesù come il Messia dalle argomentazioni che sono valide, ma limitate e delimitate solo dal contenuto dell'ebraismo, o non sono sufficientemente valide secondo l'Islam, o non sono nemmeno conosciute dalle religioni asiatiche. Ogni cosa definita in questo mondo reale è sempre un grave peccato in se stesso contro l'assolutezza di Dio. Mai e poi mai può essere retta a una fede così intera e così completa che imprigioni il vostro spirito a questo comandamento. Perché se ciò accade e taglia quell'abbondanza infinita del vostro spirito nel tentativo di cacciarlo dentro la gabbia della definizione di Dio, se accade questo, è tolta la libertà allo Spirito Santo che Dio vi ha attribuito. Dio vi ha resi uno per uno assolutamente liberi nel vostro spirito, però vi ha dato dei punti di spunto, che sono le argomentazioni della fede, e voi
nella mia, state ascoltando quella sommaria, quella del padre di tutti gli dèi, di Saturno, che è il padre, ma è pur sempre, rimarrà sempre quella umana versione che è il disperato tentativo di chiudere in una definizione l'infinita grandezza di Dio. Ma questa infinita grandezza è concessa al vostro Spirito Santo, che è quella unione tra il vostro valore numeratore e il vostro valore denominatore. Anche se voi siete 720, 720esimi, tu, precisamente tu che stai ascoltando ora in questo momento, 720, 720esimi sono esattamente l'unità dello Spirito Santo di Dio. Non c'è differenza alcuna tra questa unità e quella data da N su N, ossia dal tutto riferito al tutto. Perché basta un numero riferito allo stesso numero. Ecco lo Spirito Santo che hai tu che mi stai ascoltando. È una cosa infinita. Non può mai essere costretta, imprigionata da una determinazione di Dio che lo castri e gli tolga proprio quello che Dio gli ha assegnato. Perché Dio ha assegnato a ogni uomo l'assoluta libertà di spirito. Dio è stato un despota nel momento nel quale ti ha costretto a essere te stesso. Tu sei schiavo della sorte che Dio ti ha dato facendoti essere te stesso, non il figlio del re o non il figlio, quel figlio che avresti voluto essere, non lo hai scelto tu. Questo è soprattutto la prepotenza di Dio che ha voluto che tu fossi proprio te. Ma non perché questa sia una gabbia, una prepotenza che ti riduca sempre solo a questo. No, proprio per lasciarti l'assoluta libertà di definire, proprio in base al tuo limite, il modo di superare il tuo limite. Tu devi fissare la tua gabbia delimitata e dire: nel mio mondo determinato io ho avuto questo. Questo è il mio corpo. Ma io ho l'assoluta libertà di avere tutto ciò che è infinito ed è fuori da questo corpo. Certo, si presenterà in ciò che è stato posto come vita, uguale alla tua, in altri corpi umani uguali al tuo. E tu farai del tuo corpo non la gabbia, ma quella forma corporea ideale di un Dio che assume la stessa forma corporea dell'uomo e vive come uomo, potendo fruire finalmente della gioia che esiste in ogni uomo, che fa parte dell'infinita possibilità lasciata all'uomo dal sistema integrale di tutto il possibile, che per essere grandioso si lascia attaccare dal limite, ossia dal suo diabolico avversario che vorrebbe delimitare l'infinito, ma non per essere dominato da questo limite e che rimanga poi in eterno, per cui questo limite in eterno ci abbia il suo paradiso, sempre stando nel limite. No, per essere un limite che vince in assoluto la croce del limite. La vince in assoluto, acquistando la capacità reale di gioire di tutta la gioia, che è gioia
nel suo modo di intendere e che egli vede ovunque nel mondo, facendo la sua, per immedesimazione con chi l'ha avuta, sempre nella stessa violenza di Dio che l'ha data a lui e non all'altro, ma nella capacità poi di mettere in comune tutte le parti. Questa è la comunione dei santi che è descritta dalla fede.